size. Sometimes we just don't know that we can do anything together if we just try. And as long as we have our backs, we never our foes combine. Forever. This time we will win. This time we'll have to join forces. Buongiorno ragazze, bentornate su Dream Makeup, andiamo al lavoro. Come prima cosa andrò a sfumare la cialdina Bon Bon di Neve Cosmetics nella piega. Per farlo utilizzerò questo pennello di Neve Cosmetics della Coral Collection. Ora prendo un Noisette, un marroncino chiaro, e lo applico sempre nella piega. Noisette fa sempre parte della palette Elegantissimi di Neve Cosmetics. Vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare utilizzando Butterfly della palette Elegantissimi di Neve Cosmetics. Vado a dare maggiore profondità alla piega. Andrò ad utilizzare un marrone piuttosto scuro, in questo caso utilizzerò Espresso della palette Elegantissimi di Neve Cosmetics. Sulla palpebra mobile invece le applicherò la pastello Piuma di Neve Cosmetics. Sulla palpebra mobile invece vado ad applicarle il pigmento Audrey di Neve Cosmetics. Al centro della palpebra mobile poi andrò ad applicare questi brillantini in polvere. Si chiamano Disgelo e sono brillantini in polvere di Neve Cosmetics. Per applicare questi brillantini, siccome io voglio che durino tutta la serata, io al centro della palpebra mobile utilizzerò questa colla per ciglia finte di Essence e applicherò la colla per ciglia finte, sopra applicherò poi i brillantini. Per farlo utilizzerò un pennello a setole piatte di Adularia. Ora invece vado a riprendere il pigmento Audrey e vado un attimino ad uniformare i due colori sulla palpebra mobile. Ora vado ad applicarle eyeliner e ciglia finte e ritorniamo subito. Come eyeliner ho utilizzato il Cat Liner di Giordana Cosmetics. Come ciglia finte invece le ho applicato queste qua, che ho comprato su internet, di cui non conosco la marca. Al massimo vi metterò il link se lo trovo nell'info box. Ora vado a completare il make-up occhi andando a fare le sopracciglia. Per farlo io utilizzerò questa matita per sopracciglia di Lavera, nella colorazione penso sia un castano medio. Ora vado ad occuparmi della rima inferiore esterna. Io andrò ad applicare questo pastello di Neve Cosmetics nella colorazione terra e per applicarla io sporcherò questo pennello d'eyeliner che si chiama Yellow Liner ed è di Neve Cosmetics. Vado a tamponare questa linea che ho creato con la cialdina di Neve Cosmetics nella colorazione Croissant. All'interno dell'occhio le applico questa matita di Bottega Verde nella colorazione nero. Sul viso le applicherò il fondotinta No Transfer della Bottega Verde nella colorazione beige. Per applicarlo utilizzerò il pennello numero 123 di BH Cosmetics. Per fissare il fondotinta io utilizzerò il Flat Perfection di Neve Cosmetics nella colorazione Medium Neutral. Sul
Sulle guance le applicherò il blush popcorn di Neve Cosmetics. Per applicarglielo io utilizzerò il pennello Setting Brush di Real Techniques. Sulle labbra invece applico la Due Baci di Neve Cosmetics nella colorazione Masquerade. Grazie, il make-up completato, spero tanto che vi piaccia e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!